Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni al capitolo 15, dal versetto 26 e seguenti, leggiamo: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio». Gesù annuncia e promette la venuta dello Spirito Santo, il Paraclito, che significa letteralmente colui che è chiamato vicino a uno, e di solito viene tradotto come consolatore, sta con chi è solo. Così Gesù ci ricorda la bontà di Dio, perché pur essendo lo Spirito Santo l'amore di Dio, egli infonde nei nostri cuori la pace e la serenità nelle avversità e la gioia per le cose di Dio. È bello pensare che il primo vero grande compito dello Spirito Santo, che Gesù chiama nel Vangelo di oggi consolatore, sarà quello di rendere testimonianza. La testimonianza non dimostra, bensì mostra. L'opera dello Spirito Santo è quella di mostrare tutta la verità che Gesù ha insegnato. Gesù dice agli Apostoli: «E anche voi mi renderete testimonianza». Per dare testimonianza è necessario, per prima cosa, avere comunione ed intimità con Gesù. Ciò deriva dal rapporto quotidiano con Lui, la lettura del Vangelo, ascoltare le sue parole, conoscere quello che Gesù ci insegna, frequentare i sacramenti, essere in comunione con la Chiesa, imitare il suo esempio, osservare i suoi comandamenti e vederlo nei santi, riconoscerlo nei nostri fratelli, avere il suo spirito e amarlo. Si tratta di avere un'esperienza personale viva di Gesù. Seconda cosa, la nostra testimonianza è credibile se si vede nelle nostre opere. Un testimone non è soltanto una persona che sa qualcosa e che è vero, ma che è disposta a dirlo e a farlo vedere con la vita. Come dice il proverbio, le parole muovono, gli esempi trascinano. Non sono le nostre idee a dare testimonianza, ma il Vangelo che si vive nella propria vita e che lo Spirito Santo fa vivere dentro. È come una sinergia fra noi e lo Spirito Santo, e questo fa la testimonianza. Il Papa Santo Paolo VI diceva: «L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o si ascolta i maestri è perché sono dei testimoni». Egli prova in effetti una istintiva avversione per tutto ciò che può apparire come inganno, facciata, compromesso. In questo contesto si comprende l'importanza di una vita che risuona veramente del Vangelo. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.